Sì, allora quale miglior viatico dell'intervento dell'autorità portuale di Taranto per parlare di eolico offshore galleggiante e del contributo che questo può dare da una parte alla transizione energetica, ma dall'altra anche allo sviluppo dei territori e alla riqualificazione di strutture logistiche. Allora, brevemente, Plenitude, per chi non è ancora familiare con il brand, Plenitude è la società benefit del gruppo Eni che si occupa di tre aree di business: sviluppo e gestione di impianti rinnovabili, fornitura di energia e soluzioni energetiche ai clienti finali e realizzazione di punti di ricarica per la mobilità terrestre. Operiamo in 16 paesi nel mondo con un focus principale sull'Europa e abbiamo un ambizioso target di raggiungere 15 gigawatt di capacità installata rinnovabile al 2030, dai 3 della fine dell'anno scorso. Venendo all'eolico offshore, Plenitude ha iniziato a lavorare sull'eolico offshore nel 2020 con l'acquisizione di una quota nel progetto Dogger Bank, che è il progetto eolico offshore, fondazioni fisse, più grande attualmente in costruzione nel Mare del Nord. Oltre a quello e su quello abbiamo costruito un portafoglio diversificato di progetti e impianti sia nel Nord Europa che in Mediterraneo. In particolare in Nord Europa operiamo attraverso la nostra partnership che prende il nome di Vargron e abbiamo una pipeline di progetti nei principali mercati, UK, Irlanda, Norvegia, Finlandia. Mentre invece in Mediterraneo, dove operiamo da soli o con altre partnership, abbiamo un portafoglio di 8 progetti in Italia, che forse è uno dei più grandi in Italia, e abbiamo anche delle partecipazioni in Spagna e in Francia. Qui ho focalizzato l'attenzione sui 3 progetti più avanzati e più grandi. Dogger Bank, come abbiamo detto, 3,6 gigawatt, un progetto enorme che da solo può fornire il 5% del fabbisogno elettrico del Regno Unito, è attualmente in costruzione nel Mare del Nord e ha cominciato la produzione l'anno scorso. Alla fine della sua fase di costruzione, tra 2 anni, appunto, contribuirà in modo significativo alla fornitura energetica del Regno Unito, che ha da poco abbandonato definitivamente il carbone. Un altro progetto che mi piace citare è Greenvolt, che è il primo progetto al mondo a ottenere una tariffa incentivante all'interno di un sistema CFD, cioè Contract for Difference, un sistema incentivante diffuso in più paesi, ma in questo caso è il primo progetto di taglia elevata, 560 megawatt, che quest'estate ha ottenuto una tariffa incentivante. E questo ne fa il progetto probabilmente più avanzato in termini di sviluppo a livello mondiale su questa tecnologia, sull'eolico galleggiante. Anche in Italia siamo abbastanza avanti. Il progetto Seven Seas Med in Sicilia è stato il primo e finora unico progetto eolico galleggiante ad aver ottenuto la valutazione di impatto ambientale positiva e quindi essere ammesso alle future aste per l'ottenimento del Contract for Difference, che si dovranno tenere tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Veniamo un attimo, aggiungo qualcosa a quanto già introdotto correttamente dall'autorità portuale. Perché l'eolico flottante è una rivoluzione? Prima di tutto perché l'80% del potenziale eolico su scala globale si trova su fondali superiori ai 50 metri e sopra i 50 metri è tecnologicamente non impossibile ma molto complicato realizzare impianti eolici a fondazioni fisse. Quindi la tecnologia flottante consente di superare i limiti tecnici della fondazione fissa e soprattutto aprire a un maggior numero di paesi la possibilità di sviluppare questi impianti. Il Mediterraneo è un mare caratterizzato da bassi fondali già vicini alla costa rispetto al Mare del Nord o altre geografie. Di conseguenza è sempre stato escluso dall'utilizzo della tecnologia eolica offshore. Con il flottante tutti i paesi dell'area mediterranea possono utilizzare questa nuova tecnologia per diversificare ulteriormente il proprio mix energetico con la costruzione di impianti di grandi dimensioni e con alta producibilità, andando lontano dalle coste si sfrutta anche maggior potenziale eolico, che possono dare un contributo rilevante alla transizione energetica e alla diversificazione del mix energetico. Inoltre, portare gli impianti lontano dalle coste favorisce anche da un certo punto sia le tematiche paesaggistiche, che oggi sono di grande attualità
relativamente proprio all'eolico onshore, portando gli impianti a 30-40 km dalla costa, si riduce enormemente l'impatto paesaggistico, ma anche dal punto di vista ambientale la realizzazione di impianti ancorati e non infissi nel fondale marino ha degli impatti ambientali minori. Prima di entrare poi nel dettaglio di questi benefici, volevo fare una rapida carrellata su quali sono gli elementi base di un impianto eolico flottante. Allora, l'impianto è costituito da delle turbine, le turbine eoliche che sono del tutto simili a quelle utilizzate negli impianti onshore. Attualmente la taglia che si usa negli impianti onshore è intorno ai 15 MW, stiamo parlando di turbine alte 250 metri, ogni singola pala è alta e lunga 100 metri, sono quelle che vedete sulla banchina di Taranto prodotte da Vestas, per fare un esempio. Ad oggi queste turbine sono state installate solo su fondazioni fisse, la prossima generazione di impianti flottanti le installerà su fondazioni galleggianti. Ad oggi i piloti di fondazione flottante sono arrivati a taglie di 9-10 MW, quindi già turbine significative, ma non ancora di questa dimensione. In futuro si stanno già sviluppando turbine intorno ai 20 MW di potenza. Capite che rispetto, per chi ha familiarità con impianti onshore, si tratta di taglie completamente diverse. Immaginate un impianto fotovoltaico onshore di 20 MW, occupa 40 ettari di territorio. Questa è una singola pala galleggiante che occupa dello spazio in mare aperto e ha una producibilità anche maggiore grazie allo sfruttamento del potenziale eolico in mare aperto. Queste turbine sono installate su delle fondazioni flottanti, galleggianti, quelle che ha fatto vedere in foto il collega, che possono, che per questa taglia raggiungono delle dimensioni da 100 metri di diametro e 30 metri di altezza. Quindi ogni turbina si appoggia su una fondazione di dimensioni molto consistenti. Sono una tecnologia già nota nell'oil and gas, quella dei semi-sub in acciaio. Qui la sfida è quella di serializzare e ridurre costi e tempi di produzione di impianti che nell'oil and gas vengono costruiti in numerosità molto minori, magari in complessità tecnica maggiore. Qui la complessità tecnica è minore, ma aumenta la necessità di produrre in serie. Queste fondazioni galleggianti sono poi ancorate al terreno con sistemi di ormeggi e ancore del tutto paragonabili a quelle delle imbarcazioni, e poi sono connessi tra di loro e alla sottostazione con dei cavi cosiddetti dinamici, cioè dei cavi elettrici che sono in grado di assecondare il movimento della piattaforma galleggiante. I cavi dinamici poi vengono collettati nella sottostazione, anch'essa nella maggior parte dei casi galleggiante, quindi quella che è la sottostazione elettrica diventa anche qui una sostanza di imbarcazione ormeggiata, e poi da lì con un cavo viene esportata a terra l'energia prodotta. Ora ritorno un attimo sui benefici di questa tecnologia, perché dal mio punto di vista è uno dei punti più interessati. Allora, abbiamo detto dal punto di vista ambientale portiamo gli impianti lontani dalla costa, riducendo l'impatto paesaggistico e anche le interferenze con le attività costiere. Quando vado a 30 km è ovvio che la pesca locale sono fuori dalle tematiche di pesca locale, impatto meno sul traffico marittimo, e quindi riduco l'impatto l'impatto negativo sulle coste. Dall'altra parte, realizzando delle fondazioni galleggianti, non vado a impattare in modo significativo sul fondale oceanico e marino, in quanto vado semplicemente a fare degli ancoraggi del tutto simili a quelle delle imbarcazioni. In più vado a sfruttare le aree a maggior ventosità, quelle lontane dalla costa, e quindi realizzo degli impianti con un profilo di produzione molto più stabile sia dal punto di vista giornaliero che dal punto di vista stagionale, e quindi degli impianti che in parte superano uno dei principali limiti delle rinnovabili, che è quella della aleatorietà della produzione, della non programmabilità. Andando verso zone più ventose e con venti costanti riesco ad avere dei profili di produzione più favorevoli per l'integrazione in rete. La portualità l'abbiamo già visto, questi impianti portano la lavorazione nei porti. Gli impianti offshore a fondazioni fisse sono lavorazioni sostanzialmente offshore. I manufatti arrivano nel luogo di installazione e vengono installati direttamente offshore. Invece in questo caso devo realizzare
fabbricare, assemblare e integrare delle turbine di grandissime dimensioni in porti che non possono che essere in località attigue allo sviluppo degli impianti. Per quanto riguarda infine l'occupazione, questi sono impianti che per il tipo di lavorazione e per la complessità che hanno, sia nella fase di costruzione ma anche nella fase di operazione, hanno delle necessità di occupazione, di manodopera significativa a diversi livelli di reskilling. Quindi chiudo con i fattori abilitanti, perché questa è una tecnologia, come spero di avervi trasmesso, che ha degli elementi di complessità tecnologica, di dimensioni, di investimenti significativa. È una tecnologia che necessita un lavoro coeso da parte di tutti gli stakeholders, dalle pubbliche amministrazioni alle amministrazioni locali, agli investitori, ai finanziatori, alla supply chain e all'industria. Perché per mettere in campo, in mare, questi impianti è necessario sicuramente il completamento dell'assetto legislativo e regolatorio per dare agli investitori un orizzonte di lungo termine per supportare gli ingenti investimenti necessari. È un po' quello che è successo nelle altre tecnologie rinnovabili: servono dei piani di incentivi anche significativi nella prima fase per attrarre i capitali, sviluppare il know-how e consentire l'aumento della scala, che poi porta alla riduzione dei costi di produzione. I primi progetti costeranno caro, come sono costati tanti i primi progetti solare e eolico onshore. Man mano che l'industria avanza, il costo della tecnologia scende, e scende in modo significativo, l'abbiamo già visto. Dall'altra parte, e questo come lo facciamo? Il decreto FER 2 di quest'estate è il primo passaggio, il prossimo passaggio deve essere il decreto attuativo, che deve tenere conto di quello che è successo dall'inizio dello sviluppo del decreto FER 2 a quando è stato effettivamente pubblicato, e soprattutto prendere atto del nuovo contesto inflattivo che tutta l'industria ha imparato a conoscere recentemente, e che non consente più di fare investimenti in un contesto a inflazione nulla come era prima del 2021. Infine, sullo sviluppo delle infrastrutture, ben venga l'articolo 8 dell'ultimo decreto energia, che incentiva i porti e mette al bando delle risorse pubbliche per lo sviluppo. Dobbiamo andare avanti su quella strada, identificare al prima possibile i siti e iniziare l'attrezzatura e gli investimenti per rendere idonei e adatti i siti per l'assemblaggio e per l'integrazione delle turbine. Questi elementi si verificheranno, gli operatori sono pronti. In Italia sono più di 100 gigawatt di progetti in sviluppo di questo tipo, dai più avanzati a quelli meno avanzati, quindi l'industria è pronta a investire, servono le condizioni perché questo sia possibile. E anche qui in Puglia, noi per esempio, ci sono molti progetti in sviluppo in Puglia. Noi come Plenitude abbiamo uno sviluppo a largo sud-est della Puglia, a 30 km dalla costa, un progetto di 1 gigawatt che si chiama Messapia, su cui abbiamo già attivato i test, abbiamo avviato la campagna elementrica, abbiamo fatto quest'estate i campionamenti ambientali e campionamenti geofisici e geotecnici, e contiamo di presentare l'istanza di valutazione di impatto ambientale a cavallo della fine dell'anno. Quindi anche per il territorio pugliese questa è un'occasione molto importante. È ovvio che va gestita, perché il numero di progetti presentati può creare preoccupazione, va indirizzata verso una selezione dei progetti più virtuosi e l'investimento su quelli per dare sviluppo a questa industria. Una bella opportunità da gestire, ancora grazie al dottor Piccinelli. Grazie a voi.